tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori e bentornati soprattutto alla rubrica Domenica con Passione Motori. Con il video di stasera andiamo ad analizzare e confrontare soprattutto le auto giapponesi e le auto europee. Voglio fare questo confronto perché le auto rivali sono molte, quindi parliamo poi anche di tedesche e anche di italiane che si scontreranno con le giapponesi. La cosa bella di questo video è che è suddiviso in due parti, perché nella prima parte andremo ad analizzare le vecchie auto, quindi le vecchie giapponesi e le vecchie europee, e poi invece analizzeremo le nuovissime europee e giapponesi. Quindi oltre a vedere appunto quale secondo voi sono meglio tra una e l'altra categoria, analizzeremo anche come si sono evolute nel tempo, se sono migliorate o peggiorate. Come al solito mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi l'hashtag dedicato a questo video. Una cosa palese, che però non è palese per tutti purtroppo, è che è ovvio che in un video solo, in questo video, non potrò mai andare a prendere tutte le giapponesi e tutte le europee, anche perché verrebbe un video di 18 ore, non di 15 minuti. Quindi sappiate che se questo tipo di video piace molto, ci sarà la parte 2, la parte 3, dove andremo ad inserire i modelli che non ci sono in questo video. Se poi vi fa piacere scrivermi nei commenti quali modelli dovrei inserire anche nelle prossime edizioni, fatelo pure. Ringrazio i ragazzi che sono iscritti a Patreon, vi ho inseriti anche in descrizione, quindi se anche voi volete essere salutati nei video, supportare il canale e comparire alla fine dei miei video, nonché nella descrizione con il vostro nome, iscrivetevi a Patreon e il link è in descrizione. I ragazzi che andiamo a salutare oggi sono Andrea Serafini, Tommaso Callarelli e Paolo Carbone. Se volete mandatemi il vostro video, un vostro video che io poi metto alla fine dei miei video. Tutti gli altri invece, mi raccomando, vi aspetto alla fine di questo video per la solita domanda a cui dovrete rispondere. Ragazzi, che dire, andiamo a vedere insieme questi modelli e fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Ok, iniziamo con un Honda Integra. Launch control. Mamma mia. Ma che bello sto VTEC. Ultima marcia. Madò, cioè tocca il limitatore in ultima marcia. Eccola qua. Oh! Mamma mia! Che figo! Madò! Ma quanto è incazzato sto K20! Un'altra Integra. Abbiamo quindi iniziato col Giappone, ovviamente. Mamma, che cattiveria! Questa è la stessa. Madò! Ok, andiamo in Europa, precisamente Germania. BMW M3 E36. Senza catalizzatore questa. Il colore è particolare, tra l'altro. La madò. Ok, un'altra E36. Madò. Qualcuno gli deve spiegare che bisogna cambiare prima di toccare il limitatore. Che sound arrabbiato anche su 6 cilindri in linea BMW. Trazione posteriore, ovviamente. Eccone un'altra. Sembra di vedere una Supra. Questa è l'E30. Ma 4 cilindri.
qua è un po' elaborata. Fantastica. Sempre Germania, quindi siamo, ovviamente. Torniamo in Giappone. NSX guidata, tra l'altro, da Senna, coi mocassini. Sentiamo il VTEC V6 puntatacco coi mocassini. Va bene. Spettacolo. Altra NSX. Siamo un pochettino più, diciamo, recenti nel video. Ovviamente però l'auto è sempre la vecchia NSX. Già un po' di idee dovreste avercele tra giapponesi e europei. Però NSX, wow, bordello. Eccoci tornati in Europa. In Italia, 155 GTA. Ah, oh, cazzo, sì. Questa è la 155 V6. Raga, questa roba è sui binari. Guarda che roba. Quanto è veloce il cambio. C'è una macchina vecchia, raga. Madò. Che spettacolo, ma guarda te, è un treno, non è una macchina. Eccola qua, GTA Turbo. Oddio, ho sentito... Sì, cazzo. Il suono sembra quasi quello di una Evo. Madonna, sta pop-off. Che spettacolo! Mi stavo soffocando! Oddio! Modo pure le fiamme! Perfetto, questa è la Supra. Non è quella di Jimmy. Però va di brutto anche questa. Oh! Oddio! 160, 200, vedete in piccolo, chilometro orario 220, 240. Minchia, che animale! Eccola. Siamo tornati quindi in Giappone. Raga, è una bella sfida però qua, eh. Supra sempre. Oh! Si torna in Europa, in Italia. Dai, questa c'è anche scritto, però dovevate averla già riconosciuta dal tachimetro, eh. Minchia, la pressione che va oltre 1,2. Mamma mia. Oddio. Porca troia. Oh, ma stiamo scherzando, è un missile. Oh, cazzo, pure... Senti che roba. Minchia, che rabbia. Ancora loro. Bella, ma da che cazzo è una K47. Bella, proprio si sente che ha la wastegate esterna. Ok, siamo tornati ancora in Giappone. Le Lancer, partiamo dalla Evo 1. Poi salto temporale. Evo 4. Evo 7. Evo 9, la mia preferita. Ecco, sempre Evo 9. Leggermente elaborata. Madonna, mai vista una roba andare così. Evo 10, purtroppo l'ultima. Mitsubishi, per favore, fai la 11. Torniamo in Europa, Germania. Audi. Audi S1. Non quella nuova. Quella di una volta. Cazzo, sta turbina.
eccola qua. Raga, senza controlli. Nessun controllo, guardate, niente controllo trazione, niente ABS, niente di niente. Solo cavalli e tanto manico. Madonna, sto 5 cilindri turbo è devastante. Audi 80, 20 valvole turbo. Che spettacolo. Audi 90 contro Skyline. Modo. Oh, RB26, scusa. Andiamo nel futuro, arriviamo ai giorni d'oggi in Europa, Germania, Audi RS3. È tanta roba, 5 cilindri turbo. Oh, bellissima sta cosa che l'Audi ha mantenuto la tradizione. Minchia i botti, tanta roba. Già da originale poi. Complimenti. Torniamo in Giappone. Questa è la nuova Civic, sempre col VTEC. Però è turbo. A mio parere ha perso un po'. Molto più performante delle vecchie, non dico niente. Però non c'ha quel VTEC che urla. Ha fatto anche il record sul Nürburgring. Quindi è un'auto proprio di tutto rispetto. Però secondo me gli manca quella ignoranza lì di una volta. Torniamo in Germania. A45 AMG. Questa tra l'altro lo scarico Armitrix, ma vabbè. Sto launch control c'è da paura. Oh, che bello. Senti. Madò, che bello. Ok, di nuovo Giappone, anche se siamo al Nürburgring, la nuovissima NSX. Questa è una bomba di auto, sentite il suo V6. Guardate quanto è piatta, guardate. Pam, non si muove, non si muove. E va forte. Ma che roba, guarda. Ok, ancora in Europa. Adesso abbiamo un'auto britannica. Jaguar F-Type SVR. Rabbiosa. Torniamo ancora in Giappone. Che cos'è questa? GTR. Avreste dovuto riconoscerla già dal tachimetro, Ok, qua abbiamo invece una lotta, proprio giapponesi contro tedesche. Allora, salta avanti RS7. Al momento la GTR rimane dietro, attenzione. Oh no, here comes the GTR. Where did that come from? Questa è l'Audi. And the Merc. Attenzione, guardate, già la GTR è passata avanti a Mercedes. Ora passa avanti anche a Audi RS7. Anche Mercedes passa avanti ad Audi e sul quarto di miglio vince la GTR. Ok, la GTR piace anche alla figa, questo. Torniamo ancora in Europa, in Italia, con la nostra amatissima Giulia, cazzo. Che sound poi particolare. No, beh, dai. Non fa rumore. Cioè, la... l'accendi in box, uccidi tutti. Che bella, cazzo. Complimenti, complimenti Alfa Romeo. Complimenti agli italiani che sono riusciti a fare una macchina decente una volta tanto. Se hai visto il video fino a qui, fammi sapere che cosa preferisci tra le vecchie auto e le nuove auto. Innanzitutto, preferisci le vecchie o le nuove? E perché? Ragazzi, spero che questo video vi abbia intrattenuto, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà esattamente martedì, ve lo dico subito, sarà un altro episodio di Need for Speed. Mi porto avanti perché tra poco esce quello nuovo e se non finiamo prima quello vecchio non possiamo iniziare quello nuovo, no? Grazie ancora della visione, ragazzi, e come al solito ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori.
Miami.